Ciao a tutti, trentesima puntata dell'intelligenza artificiale. Proviamo ad approfondire, in parte l'abbiamo visto in tutte le puntate precedenti, ma qui entriamo un po' più nel merito, di come cambierà il lavoro con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che è uno dei grandissimi temi, perché potrebbe comportare dal punto di vista sociale dei cambiamenti epocali. Ai tempi delle prime tecnologie, quando si è iniziato a creare il ferro, quando si è iniziato a stampare i libri, quando sono nate le macchine, vi è stata una grande paura di quelli che potevano essere le problematiche del mondo del lavoro, soprattutto della occupazione. Immaginando dei cambiamenti drastici nel mondo del lavoro, dovranno esserci delle politiche chiare da parte dei governi. In qualche modo Papa Francesco ha detto qualcosa nel mese di giugno, quando ha fatto l'incontro col G7. Bisogna partire da questo presupposto. Le aziende che promuovono una cultura dell'apprendimento continuo e abbracciano l'aspetto emotivo del lavoro, il futuro è luminoso. Cioè, le aziende che in qualche modo riescono a tradurre queste nuove tecnologie, questi cambiamenti radicali, se riescono in qualche modo a gestire questa transizione, possono avere un futuro sereno e tranquillo per loro e per i loro collaboratori. In questo futuro le macchine potranno gestire compiti puramente logici, matematici, meccanici, noiosi, in tempi più brevi, in maniera più economica e migliore di qualsiasi essere umano. Cioè, in pratica, l'automazione del lavoro creerà la possibilità di evitare compiti ripetitivi, migliorando chiaramente l'esigenza. E allora, rispetto a questo, però, il tema qual è? Se questo tipo di attività verranno svolte dalle macchine, dall'intelligenza artificiale, ci saranno dei lavori che non saranno più a disposizione del genere umano. E quindi si creerà della disoccupazione. Questo è un po' il grande tema, no? Ti evito dei lavori ripetitivi, ma alla fine ti porto via il lavoro stesso. Ne parliamo un po' in maniera più approfondita nella prossima puntata. Ciao.